Ciao ragazzi, sono Fabrizio Muggia, il batterista dei Breaking Down. In questo episodio volevo parlarvi di come costruire le parti di batteria in un vostro brano originale. Allora, secondo me la cosa più importante di tutti è questa. Assolutamente la più importante, cioè a mio avviso sapere di cosa parla la canzone che stai suonando è fondamentale, perché riesci a esprimere anche tu, sapendo di cosa si vuole parlare, al meglio il potenziale della canzone, perché l'ascoltatore quando ascolta la canzone ascolta anche la batteria, non solo la batteria, però anche la batteria, quindi deve insieme a tutto il resto della band assolutamente essere col focus massimo sull'idea di quello che si deve dire. Questo ovviamente non vale nei pezzi strumentali, nel senso, quando un pezzo è in fase embrionale anche, che magari sta nascendo, che c'è un riff di chitarra oppure un riff di basso, e magari il testo ancora non c'è, lì metti una parte di batteria quasi provvisoria, ma nel momento in cui si presenta il testo, allora secondo me conviene proprio aggiustare il tiro e la direzione di quello che tu suoni per essere proprio al meglio, proprio un tutt'uno. Vi faccio un esempio. Nel 1978 Billy Joel, un famosissimo musicista, scrive questo pezzo, si chiama Honesty, che è una ballad teoricamente. Dico teoricamente perché se voi ascoltate la parte di batteria è una parte rock, è cattivissima, addirittura nel ritornello c'è il rullante che suona insieme al crash, è una cosa incredibile. Strano per essere una ballad. Se voi leggete il testo di Honesty, parla di una ragazza che non è stata molto onesta con Billy Joel. Quindi il batterista, che si chiama De Vitto, come ha letto il testo e ha capito di cosa si parlava, ha fatto la parte perfetta. Vi faccio un esempio più recente, cosa ne so, Testify dei Rage Against the Machine. Parla della guerra, dice hai la guerra dietro la porta e non te ne accorgi. Il batterista di Rage Against fa la parte perfetta, perché suona col crash il ritmo. Col crash perché fa più rumore, dà più la sensazione di disagio, di guerra, di volume. Quindi cercate di capire subito di cosa parla la vostra canzone, in modo da sapere esattamente che drum part fare. Vi faccio un mio esempio, io in Judas Kiss, visto che parla di un essere subdolo, parla di Giuda, nel ritornello ho fatto una parte che mi è stata ispirata ad esempio da The Rev, dove il rullante non cade quasi mai sul 2 sul 4, cioè sul backbeat tradizionale, quindi dando proprio quel senso di subdolo, di spostato, qualcosa che zoppica, qualcosa che cambia. A me è servito molto sapere di cosa parlava la canzone. Allora, il secondo fattore secondo me è questo. Diciamo che è semplice parlare di dinamiche così a primo impatto, piano, forte, mezzo piano, mezzo forte, fortissimo, pianissimo. Secondo me curare le dinamiche è diverso, cioè non si parla solo di forza dell'esecuzione, di volume, secondo me si parla anche, aggiustare le dinamiche di un pezzo vuol dire interpretarlo con la parte della batteria che ci sta giusta in quel momento. Certe volte si cambia la dinamica a un pezzo suonando solamente o col Charleston o col Ride, mettendo il bordo del rullante piuttosto che il centro del rullante, suonando i tom in un modo piuttosto che un altro. Cercate di capirmi, il segreto secondo me per rendere un pezzo dinamico è avere le idee dinamiche, cioè qualcosa che si accompagna a ogni struttura del brano, a ogni pezzo di struttura del brano. Vi faccio l'esempio di Always di Bon Jovi. Always di Bon Jovi è una ballad come prima quella di Billy Joel, ma se non l'avete notato andate a ascoltarvela e notatelo oggi, ha 6 parti completamente diverse di batteria, 6 ritmi completamente diversi, incredibile, in una ballad, perché Tico Torres, che è un batterista della Madonna, riesce a tirare fuori da ogni parte un significato e a quel significato ci ha abbinato un ritmo, quindi è riuscito a fare le cose giuste. Il terzo, secondo me, fattore principale, non come gli altri due, ma assolutamente da mettere in conto quando stai costruendo una parte di batteria, sono i cliché. I cliché sono modi veri e propri di suonare un genere musicale. Quindi cosa succede? Se una band fa hard rock, già il fatto che
viene conosciuta dal pubblico perché fa hard rock. Questo significa che ha utilizzato dei cliché tipici dell'hard rock, le due chitarre distorte, la batteria suonata molto forte, se non addirittura dinamica fortissimo, il cantante con una voce particolare, con un modo di intervenire nelle strofe particolari. Succede nell'hard rock come succede nel reggae, come succede nel jazz. Ogni genere musicale ha i suoi cliché. E io ho pensato, e volevo condividere con voi questo, perché non pensarci prima di comporre una drum part? Io sto facendo un pezzo metal? Benissimo. Quali cliché ha il heavy metal? Quali cliché ha per un batterista? Sicuramente doppia cassa. Sicuramente suonare il rullante sempre sia al centro che al bordo quando si tiene il ritmo. Sicuramente fare la strofa col charleston semi aperto e il ritornello col charleston apertissimo, oppure utilizzare il ride. Questo nel heavy metal. Quale cliché ad esempio il reggae? Noi sappiamo che nel reggae non esistono le rullate lunghissime che durano 4 battute. Difficilmente ci sono degli intro di batteria da sola che durano 4 minuti. Impossibile, ha dei cliché diversi. Quindi cercate di capirmi, quando dico cliché non dico copia quel genere musicale, non dico rifai l'intro di Painkiller, però Scott Travis nell'intro di Painkiller ci ha messo tutti i cliché dell'heavy metal. Il fatto di fare gli scambi tra le mani e i piedi, il fatto di prima di far introdurre le chitarre di fare un pochettino di groove, queste sono cose tipiche dell'heavy metal. Quindi pensate alla questione cliché. Vi riassumo come al solito, vi ricapitolo. La prima cosa importante, il testo. Cercate di sapere di cosa parla la canzone in cui sta suonando. Se è strumentale, chiedete alla persona che ha composto cosa pensava, quali tipo di sentimenti aveva mentre stava componendo la canzone. Numero due, le dinamiche. Le dinamiche, ma non solo piano, forte, mezzo piano, mezzo forte. Le dinamiche intese anche come un suono diverso, che ha una diversa dinamica per natura. Quindi suonare un intro col ride piuttosto che col tom. Perché? Perché avendo una diversa struttura dinamica valorizza o non valorizza un pezzo. Il terzo sono i cliché. I cliché sono importanti perché vi fanno suonare meglio le vostre idee. Fanno suonare meglio le vostre idee. Se voi siete un gruppo, ripeto, hard rock, utilizzate i cliché dell'hard rock. Non ha senso avere un rullante con una cordatura altissima, ping, ping. Non c'ha senso, non è hard rock, non suonerebbe come voi vorreste che il pubblico ricevesse il tipo del suono hard rock, il punch dell'hard rock. Come al solito vi ringrazio per seguirmi, siete tantissimi, mi piace questo scambio di idee che c'è qua sotto. Vi viene un'idea? Scrivetemela qua sotto. Volete un chiarimento? Scrivetemelo qua sotto, io rispondo sempre appena posso. Alla prossima puntata, una cosa importante. Poco fa ho citato Scott Travis e vi lascio con una frase che a me ha colpito molto, ma fa parte dei cliché appunto dell'heavy metal. A lui chiesero: perché tu suoni con due casse? E lui rispose così. Nient'altro da dire, grazie mille e al prossimo episodio.